Maestro Francesco Morettini, terminiamo da poco il concerto qui a Palazzo Cesi, splendida location, un progetto Sensofonia da te scritto, interpretato insieme ad altre due splendide protagoniste che hanno raccolto gli applausi del pubblico presente. Ti sta dando tante soddisfazioni questo progetto Sensofonia? Sì, devo dire che sta andando un po' oltre le mie aspettative, ma per un motivo, che era nato come una cosa molto intima. Io sto cercando, nonostante la cosa sta prendendo piede anche in giro per l'Italia con bellissimi concerti, di cercare di mantenere il più possibile questa intimità con cui è nata, coinvolgendo anche le persone a venirla a sentire da vicino, proprio perché vorrei mantenere quello spirito con cui è nata. Devo dire che mi sta dando più soddisfazioni di quelle che mi aspettavo. Tanti applausi, una scena aperta tra altre cose, quindi... Ma per un motivo, secondo me, perché le persone si sentono in qualche modo coinvolte dalla musica. Non c'è nessun tipo di esibizionismo, né virtuoso né tantomeno estetico, ma si torna forse proprio a quella che è l'essenza, e questo vedo che la gente lo recepisce. In sintesi, in che consiste questo progetto? Perché l'abbiamo capito, ma vogliamo saperlo da chi proprio l'ha ideato, da chi l'ha... Guarda, se posso riassumerlo con un messaggio e con un concetto molto semplice, è proprio riportare l'ascoltatore alla dimensione in cui il compositore ha scritto una cosa, e quindi in un'intimità un po' più profonda, alla quale forse siamo un po' meno abituati in questo periodo, proprio perché siamo bombardati da musica, da qualsiasi angolazione, da opinioni di tutti i tipi, da gente che spara a zero prima ancora di ascoltare. Questa dimensione forse ci riporta semplicemente un po' all'essenza della musica, che è quella di viverla più che di ascoltarla passivamente. Senti, musicista a 360 gradi, voglio dire, perché non basta questo progetto, ma poi prossimamente sarai in televisione con alcune sigle. Sì, diciamo che la televisione in qualche modo io non l'ho mai vissuta da star o da protagonista, sono stato sempre un po' dietro le quinte, però grazie a questo progetto mi hanno anche proposto di stare in video, e questo accadrà nelle prossime quattro puntate di Italian Green. Addirittura in video? Sì, saremo lì con il trio, appunto, e a suonare quattro brani in quattro puntate diverse da sabato 16 settembre per quattro sabati consecutivi. Italian Green su Rai 2 la mattina. Senti, ce ne presenti le tue... Molto volentieri. Le tue... musiciste? Le musiciste sono Catherine Daniela Bruni, la violoncellista straordinaria, di origini italo-inglesi, tant'è che quando è capitato di fare concerti con persone straniere io andavo a ruota col mio italiano precario e improvvisato, e lei invece traduceva in maniera tipo intelligenza artificiale, in maniera molto più concreta. E poi ce l'hai un po' con l'intelligenza artificiale? Ma perché, cioè, perché me li trovo circondato da situazioni che in qualche modo ne hanno a che fare in questo periodo, certo. almeno nell'ambito musicale, quindi cerco anche di capire. Tu sei l'antitesi praticamente. Ma in questo caso sì, sempre. Poi magari chissà. Certo. E poi invece al violino c'è Arugnota, che è una violinista appunto straordinaria, di grande esperienza tecnica e cuore. Quindi facciamo i complimenti per questo trio, certo, Francesco. Certo. Però quindi, oltre alla televisione, quali progetti hai? Beh, la televisione diciamo che mi accompagna, perché comunque... Popper è abbandonato? Io no, non l'ho abbandonato assolutamente, però in questi ultimi due anni, diciamo... Gli impegni sono stati più dall'altra parte, ma come sai io poi vado molto, oscillo molto nella musica, purché rimaniamo nella musica. Perché ricordiamo le collaborazioni che hai avuto, diciamo, non sono di poco conto, no? Sì, Lina, per fortuna, sì, 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 Renato Zero, tanti altri. Domingo. Sì, sì, sì. Quindi io come sempre, lo sai, i programmi miei sono molto quasi oggi per domani, al massimo per dopodomani, quindi vado avanti col solito entusiasmo e questo mi spinge. Senti, posso sentire un parere su Francesco Morettini da parte delle tue musiciste? Lei parla italiano? Sì, assolutamente. È certo. Fantastico. Come ti trovi con... È fantastico. Sì. Bene. Invece te... Un parere su Francesco? Bene, sicuramente per me è una grande opportunità e sono molto grata di far parte del progetto, perché è comunque unico e originale, che non si sente in giro. In bocca al lupo, in bocca al lupo. Grazie. In bocca al lupo, Francesco. Grazie, Ivano. Noi ci sentiamo spesso. Spesso, è sempre un piacere. Grazie, è stato bello davvero. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Ivano.